non è che voglio passare avanti a nessuno, eh. Resterò qui davanti, se magari ne avanza uno. Per una mia cugina, non per me, perché io aspetto, insomma, ecco. Scusi, per caso avanza un vaccino? Come posso sapere quando potrò tornare per fare AstraZeneca? Fuori dal Mandela Forum di Firenze c'è il quasi deserto. Tuttavia, qualche persona, anche in là con l'età, vuole avere informazione circa il vaccino e c'è ancora chi spera di poter essere vaccinato a fine serata. Ma il ritmo è ben diverso. Dai 1300 vaccini ogni giorno, le prenotazioni per questo pomeriggio erano appena 65. Si tratta delle prime e seconde dosi per il personale sanitario e per le persone super fragili. Naturalmente il siero è Moderna. È andata a chiedere informazioni? A chiedere per una prenotazione. Che cosa le hanno detto? No, che mi tocca sabato. Siccome non ho computer a casa, non ho niente, vengo a sapere cosa devo fare. Sono venuta a fare la seconda dose a oggi, dopo 28 giorni e ci si è fatta finalmente da dicembre a farselo. Sì, ho fatto il vaccino, sì, la seconda dose. Pochissima gente dentro, vero? No, non nessuno, c'ero solo io. Infatti questa è un po' una cosa spiacevole, ecco, da vedere. Cioè ci sono le possibilità, ci sono dottori, infermieri, vedere non c'è gente. Io non ho paura nemmeno a farmi l'AstraZeneca. In una settimana ne è morto in Italia 2000. E ora con l'AstraZeneca sembra, perché insomma la certezza non c'è di nulla. Insomma, ne è morti 3, quindi in proporzione. Insomma, mi sembra abbastanza alta la proporzione. Meglio rischiare.